Luciana Littizzetto non è una che le manda a dire, eppure stavolta non le manda a dire. Nel mirino della comica piemontese entra subito un neo ministro della squadra di governo Conte che, nei giorni scorsi, aveva scosso il mondo delle politiche con alcune frasi che avevano fatto saltare dalla sedia le comunità LGTB. Si tratta di Lorenzo Fontana, titolare del Dicastero per la famiglia, che aveva detto: per la legge, le famiglie gay non esistono in questo momento. Parole alle quali la comica aveva così ribattuto. E poi c'è Lorenzo Fontana, ministro per la famiglia e per la disabilità, che questa settimana ha detto che non esistono le famiglie arcobaleno. Esistevano fino a 3 mesi fa, adesso non esistono. Forse bisogna fare una nuova formula, nella buona e nella cattiva sorte, in salute e in malattia, finché Fontana non ci separi. Io non ho niente contro Fontana, ho degli amici Fontana, però che facciano i Fontana a casa loro e lascino in pace le coppie gay. Se proprio devo scegliere un Fontana, scelgo Jimmy Fontana, che cantava "Il mondo non si è fermato mai un momento". Quello mi piace, questo invece mi sembra che si sia fermato al Medioevo. Continua: dopo la foto, il ministro da parte sua si era difesa già dopo i primi attacchi. Due punti: ho tanti amici omosessuali, del resto si difende, smentendo quanti affermano sia contro i gay. Ho vissuto a Bruxelles tanti anni, dove ci sono anche nelle istituzioni. E poi la questione non è nel contratto di governo, non me ne occuperò. Contro chi si scagliava, allora, nelle dichiarazioni che hanno sollevato un polverone? Contro un modello culturale relativista. Un modello della globalizzazione, risponde, fatto dai poteri finanziari, che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia, che è la prima e più importante comunità della nostra società. Qual è la priorità del suo dicastero? Continua: dopo le foto, la natalità. Voglio lavorare per invertire la curva della crescita, che nel nostro paese sta diventando davvero un problema. Anche l'aborto, tema ancora caldissimo a 40 anni dall'approvazione della legge 190, finisce nell'intervista. Cosa pensa di fare il ministro contro l'aborto? Hanno detto anche che io avrei dichiarato che le donne non possono abortire. Non l'ho mai detto. Voglio intervenire per potenziare i consultori, così di cercare di dissuadere le donne dall'abortire. Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà. Ti potrebbe interessare,